Cari amici di pomeriggio, eccoci a un altro dei nostri incontri, questa volta con il presidente di ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo, Stefano Scipioni. Benvenuto Stefano, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni ormai. Sì, grazie Barbara dell'invito, Benvenuto. grazie, piacere. Allora, sono molto contenta di averti qui, la prima volta forse È la prima che... volta, sì, la Perché prima ho volta. sempre intervistato Domenico Polidoro, che Il nostro è il direttore artistico, direttore sì. artistico, quindi ci ha raccontato sempre dei tanti progetti, delle tante attività che ACS, come circuito regionale, fa da tanti anni ormai. E quest'anno ho chiamato te perché ci sono svariate cose che sono sia... Chiaramente adesso parleremo anche delle situazioni artistiche che state portando avanti, nonostante, dobbiamo dirlo, la chiusura del Teatro Comunale di Teramo per i lavori di rifacimento che ormai i nostri spettatori sanno, sono avviati, cominciano proprio, si comincia a vedere già qualcosa. Comunque ACS non può più usufruire di questo spazio, come chiaramente anche la cittadinanza, ma continua il suo lavoro. E proprio da qui, Stefano, vorrei partire, poi parleremo anche di altro, però ho visto che insomma, il focus sui bambini, che è una prerogativa di ACS, che insomma sono tanti anni che ha portato questa stagione teatrale a Teramo, c'è sempre un focus sui bambini. Partono proprio adesso, ad aprile si parte con questa programmazione per i piccoli, in tanti spazi, perché non sono tutti teatri, c'è la sala polifunzionale a Teramo, Sì, insomma. noi, come hai ben detto tu, abbiamo sempre avuto un'attenzione sul teatro ragazzi, il teatro infantile, perché sappiamo che il futuro è nelle loro mani. Quindi una cultura teatrale nasce anche dai ragazzi, dai bambini. Iniziamo, il festival si chiama Piccoli Approdi. Si chiama Approdi perché sono spettacoli che vanno a stimolare i ragazzi e i bambini per farli approdare a un concetto di realtà diversa, affiancato dall'aggettivo piccoli perché il progetto è specifico per i piccoli spazi, per le piccole comunità. Noi spesso parliamo di grandi teatri, delle città più grandi, delle comunità più popolose e più numerose, ma ci sono anche piccole comunità, piccoli spazi che hanno la necessità di essere attivati e movimentati. E quindi questo festival che inizia Sì, il a fine 27 aprile, aprile sì, il mi sembra la 27 prima aprile. data. Ci sono due appuntamenti, il 27 lo diciamo perché così il Sì. primo, cioè il 27 abbiamo Le mani di Efesto del Florian, Del Mezza Florian. Teatro alla Sala Polifunzionale a Teramo, e sempre il 27 al Teatro Saliceti di Bellante. Ecco, parliamo di questi spazi effettivamente bellissimi, secondo Pinocchio. Quindi, Esatto. poi il 28 aprile, diciamo rapidamente, anche se stanno andando comunque la programmazione, stanno andando le mani, sempre le mani di Efesto che si ripete però a Roseto, in uno spazio, l'oratorio di San Giovanni a Roseto, e poi al Grido Cineteatro di Esatto. Vasto, secondo Pinocchio, il 28, il giorno dopo. Sì, Perfetto, quindi insomma questi una... sono, abbiamo E poi c'è selezionato. Giulianova, scusate, lo diciamo, sala i Pioppi, però il 5 maggio inizia Sì, Giulianova questa sono rassegna. spettacoli che si alternano nei vari spazi, sempre il weekend tra sabato e domenica, e sono appunto Giulianova, Roseto, Bellante, Teramo e Vasto. Gli spettacoli, la programmazione cerca di valorizzare sia delle produzioni abruzzesi, con il Bel Florian, Florian, che sia alcune esperienze fuori dall'Abruzzo, con Secondo Pinocchio della compagnia Burambò, uno spettacolo che ha vinto anche diversi premi,
Una piccola esperienza che abbiamo conosciuto negli ultimi tempi, che è l'opera dei Pupi Italici, che ha sede a Sulmona, con un piccolissimo teatrino, una piccola gemma nella città di Sulmona, dove l'arte dei pupi siciliani viene rivista all'interno del contesto abruzzese, e quindi ci piaceva far conoscere questa realtà. Il capo compagnia è Girolamo Botta, che con la sua famiglia, perché questa è una compagnia familiare, lavora insieme alla moglie, insieme alla figlia piccola, cioè proprio come nella tradizione, esatto, come nella tradizione dei pupi, che è una tradizione molto familiare. Si è trasferita, è tornato insomma in Abruzzo con la famiglia a Sulmona, e porta avanti in questo piccolissimo spazio, stiamo parlando di uno spazio di 20 posti, molto bello, molto attrezzato, dove lì a Sulmona, dove fa rivivere questa tradizione teatrale. E quindi noi abbiamo deciso di trasportarla in altri spazi per farla conoscere, perché è una specifica teatrale molto interessante per i bambini. E lui porterà gran duello tra Orlando e Rinaldo. Ci trasporterà alla corte del re francese con Orlando e Rinaldo, i famosi paladini del re di Francia, con un duello che è una drammaturgia che ormai è sedimentata nella tradizione di questa pratica teatrale, sì. E quindi, insomma, comunque, ecco, questa rassegna teatrale poi è di nuovo conferma quello che è il modo di ACS di approcciare, quindi l'attenzione alla comunità, e la comunità è fatta appunto, come dicevi, non solo dei grandi teatri, ma poi di anche tanti piccoli spazi che vanno ad alimentare quello che è poi la vita delle piccole comunità. Sì, questo è fondamentale. Io quando mi sono insediato come presidente ho nominato questo progetto di rilancio come ACS Circuito di Comunità. L'Abruzzo ha delle specifiche territoriali precise, che è appunto quella di avere una miriade di piccole e piccolissime comunità in cui non è sempre facile accedere a certe esperienze. E quindi il circuito, che riveste un ruolo culturale e sociale, ha anche questo compito. E quindi per noi le piccole comunità, i piccoli spazi rimangono fondamentali, come si vede anche in altri progetti che facciamo, che hanno proprio dei focus precisi e specifici in piccoli gruppi sociali. Tra l'altro, ecco, mi lanci, sì, ti do il destro. Sì, mi dai il destro per parlare di un'altra attività, cioè un'altra situazione che vede ACS, insomma, programmare delle attività. Questa volta di formazione. Di formazione. Questa è una domanda che, insomma, nel nostro interno è sempre circolata, che è cercare piano piano una risposta a chi forma chi. Quindi abbiamo iniziato delle attività di formazione e abbiamo trovato all'interno dei nostri partner, quindi con Arti, che è l'associazione che riunisce in Agis tutti i circuiti italiani, un progetto in collaborazione con Indire sulla formazione dei docenti delle scuole primarie e secondarie, sulla metodologia dell'utilizzo dei linguaggi del teatro a scuola e come questi linguaggi, come questi strumenti possono superare delle problematiche che i docenti incontrano. E quindi costruiamo un calendario di incontri per dare ai docenti un bagaglio, una cassetta degli attrezzi da utilizzare. E quest'anno il progetto si chiama Io sogno te, io sogno con te, ed è il secondo modulo di questo macro progetto di Indire, che svolgeremo all'aula del Convitto Nazionale a Teramo. Abbiamo già tanti iscritti, infatti speriamo di riuscire
a rispondere alle esigenze di tutti. Tra l'altro, proprio domani ci sarà il secondo incontro. Il primo c'è stato venerdì, esatto, 12, con drammaturgia e scrittura scenica con il nostro direttore Domenico Polidoro. E domani invece dinamiche sceniche a cura di Daniele Irto. Daniele Irto, perché questo è un corso di formazione che dà sia degli strumenti teorici e sia pratici. Si lavora con il corpo, con il corpo come strumento di relazione e abbiamo impreziosito il progetto con la partecipazione di due graditissimi ospiti. Il primo è la professoressa Valentina Valentini, che ha una storia di teatro, un curriculum che non sto qui a sciorinare. E lei ci sarà il 17 maggio. Il 17 maggio. Per un approccio alla drammatizzazione teatrale. Drammatizzazione teatrale. E il secondo ospite è Danio Manfredini, un attore di cui non servono le presentazioni, che ha lavorato col Teatro Valdoga, ma che ha un ventaglio di esperienze teatrali di comunità molto, molto ampio. 27 maggio lui, 27 dalla maggio. Carta all'azione scenica, tra l'altro 27 maggio è il mio compleanno. auguri in anticipo, quindi ecco, cerchiamo di unire anche lì esperienze territoriali con grandi esperienze del territorio che portano una visione nuova di confronto, una capacità di fare relazione. È molto importante la formazione dei formatori alla fine. Di no? Chi forma chi è una domanda che insomma, ci risuona nel nostro gruppo di lavoro da molto tempo. Sì. Io fatto questa panoramica sulle attività che comunque state continuando a portare avanti, però una domanda sul futuro di quello che sarà, sì, no, la programmazione, nel senso degli spazi dove poter effettuare una programmazione teatrale a Teramo e non solo, insomma, capire, no, il circuito fino adesso è stato identificato quasi, no, all'interno del teatro comunale, c'era questa base forte, importante, eccetera, che oggi non è più al momento utilizzabile. Lo sarà, poi sarà magnifico, meraviglioso e tutto quanto, però oggi, il prossimo anno, che si fa? È vero, Barbara, quello che dici. ACS è a Teramo soprattutto è stata sempre, spesso identificata come il gestore del Teatro Comunale di Teramo. Questa è stata una sfida difficilissima. Perché? Perché la realtà dice che non oggi mancano gli spazi a Teramo. È un problema cronico con cui noi ci siamo confrontati e ci confrontiamo continuamente, perché anche il Teatro Comunale di Teramo soffre di, come impostazione di edificio, soffre di tante tante difficoltà che noi in questi 6 anni e 7 di gestione, se contiamo la parte del Covid, è stata una sfida veramente difficile far funzionare. Difficilissima. Anche costi elevatissimi. Costi elevatissimi. Insomma, una macchina che quando l'avvii è difficile da sostenere, soprattutto in una struttura vecchia che aveva necessariamente bisogno di una ristrutturazione. Questo quindi, su questo problema noi ci confrontiamo da tempo, non nasce oggi. E fin da quando mi sono insediato abbiamo ipotizzato spazi diversi, luoghi diversi, impostazioni spaziali diverse. Siamo arrivati, dopo molto lavoro progettuale, a identificare un progetto. Abbiamo valutato tante aree noi, adesso si parla molto di quella dell'Agenzia delle Entrate, Madonna delle Grazie. Sempre ma noi in realtà, su Teramo, quindi un'area appena fuori Porta Madonna, centrale, centralissima. Sì, centralissima, con un bel parco davanti, con un parcheggio che dopo, dopo parcheggio una certa ora direi che è un elemento, diventa anche gratuito, quindi insomma abbiamo lavorato anche su altri spazi, noi abbiamo fatto sondaggi su tanti altri spazi.
Abbiamo scandagliato la città veramente a fondo, sia su spazi privati, sia su altri spazi pubblici. Portiamo questo progetto C'era avanti. un'idea di un dell'ex C'è stato un progetto Apollo. molto, è stato molto avanzato sull'ex Apollo che poi si è interrotto. Quindi, lavoriamo in realtà su questo problema da tanto tempo. Adesso abbiamo fatto dei sondaggi tecnici, geotecnici e strutturali su quell'area, che sono finiti la settimana scorsa, e dobbiamo fare un incontro per vedere le risultanze di questi sondaggi e quindi capire realmente dove il progetto può andare, che cosa possiamo presentare all'amministrazione comunale di Teramo, che essendo proprietaria del terreno riceverà la proposta. Siamo ancora in una fase molto progettuale, i confini sono ancora molto incerti, ci sono alcuni punti di riferimento. I punti di riferimento nascono da un filone dell'architettura teatrale che è rappresentato dall'architetto che si occupa di questo progetto, che è il professore Luca Ruzza, professore architetto Luca Ruzza, che ha scritto anche un libro che si chiama Architetture scalze, quindi Bello. un'architettura basata sui principi di sostenibilità, velocità nella costruzione, modularità e di comunità. Il teatro non nasce come in una visione che poteva essere novecentesca, ancora prima, rinascimentale borghese, dal teatro di corte, quindi in un teatro in cui la società rappresenta più se stessa, ma come un luogo di lavoro di una comunità teatrale. Perché noi E non stiamo torna il concetto di comunità. Facendo un progetto di un teatro, noi stiamo facendo un progetto di un luogo per una comunità teatrale. Costruire un luogo per una comunità teatrale vuol dire che lo spazio deve rispondere a delle esigenze lavorative quotidiane, dove per esempio lo schema che vede la proporzione tra platea e palcoscenico completamente a vantaggio, Sbilanciata sulla sbilanciata sulla platea. platea, vede invece in questo caso un riposizionamento più equilibrato verso il palco, verso tutta la parte tecnica, che è il luogo che è più utilizzato di un teatro, dove si lavora, dove la comunità teatrale produce, dove la comunità teatrale si forma, Sì, dove avvengono i processi Tra teatrali. l'altro, ecco, forse i nostri spettatori, se non sono mai stati in questi spazi, che sono spazi che effettivamente dal di fuori sono sconosciuti, no? Se non vai Sì. dietro il palco, se non frequenti un pochino I l'ambiente. piccolissimi camerini, i piccolissimi locali tecnici, invece il nostro è un progetto per un luogo per una comunità teatrale che lavora, perché il vero problema di Teramo, che noi individuiamo, non è il luogo di per sé, ma è un progetto per far nascere una comunità teatrale, che è una cosa molto diversa dal costruire un teatro. Tra l'altro parlavamo fuori, ecco, dalle telecamere qualche giorno fa proprio anche del problema delle Delle maestranze. maestranze, noi spesso, no, quasi nella totalità del lavoro, ci troviamo nella necessità di chiamare maestranze, di avere supporto e le dobbiamo andare a rintracciare fuori. Questo vuol dire la mancanza di un settore che in realtà Teramo potrebbe esprimere. È chiaro che questo non è un processo che si esaurisce con una costruzione del luogo, è un processo che ha bisogno di un tempo, di un tempo medio-medio-lungo, ma ha bisogno di una scintilla per partire. E quindi il luogo non prevede solo una sala teatrale, il progetto prevede dei servizi, prevede l'unione tra le generazioni, quindi degli spazi per l'infanzia, delle biblioteche, degli spazi di studio per le superiori e l'università,
lo spazio per la comunità teatrale che lavora, quindi anche un ricongiungimento delle generazioni che parlino un linguaggio comune. Questo è il grande progetto ambizioso, non è il teatro di per sé. Una sala un teatro si può fare in tanti modi e in tanti spazi. Un luogo per una comunità non lo puoi fare ovunque, deve rispondere a delle esigenze specifiche. Chiaramente deve rispondere anche a delle esigenze tecniche e delle esigenze economiche. Quindi per questo in questo progetto c'è l'ingegnere Gian Michele Marcozzi che ci segue in tutta la parte tecnica, c'è Paolo Di Antonio, l'ingegnere finanziario che ci segue sulla parte economica. Quindi è un progetto a tutto tondo, che però non è solo un teatro. Questo è importante, perché noi non stiamo parlando di un progetto per costruire un teatro. Quello non è interesse del CS. È quasi una ricostruzione di una comunità attorno, forse, ecco, a un progetto fisico. Di un tessuto di una comunità, sociale. Perché adesso non se ne parla perché ormai sembra un incubo lontano, ma il Covid ha prodotto dei problemi, delle conseguenze sul medio-lungo periodo. Anche il teatro di Teramo è per età anagrafica e peraltro ha subito un calo di accessi in tutte le associazioni che facevano attività lì dentro. Quindi i giovani, c'è una complessità di attrarre i giovani, questa in tutta Italia. Invece questo tipo di progetto ha uno sguardo, un focus? Ha uno sguardo a 360 gradi su tutto. Infatti un'idea progettuale è creare all'interno di questi spazi un asilo, una scuola materna, ed unire anche questo spazio alla parte del parco fluviale attraverso un camminamento, un ascensore, non si sa, stiamo lavorando, quindi queste sono notizie, un work in progress, per unire la parte della natura, quindi parco fluviale, e la parte sportiva con l'acquaviva. Questo è una visione di una comunità che non si chiude all'interno di un teatro, abbraccia una quotidianità. Anche un'integrazione tra tante. Un'integrazione tra tutte le attività e i tessuti, certo, perché questo vuol dire, cioè, far rientrare il teatro nel quotidiano, questo intendo, un teatro abitato, un teatro vissuto, non un teatro di spettacolo, di intrattenimento fine a se stesso. Questo è il vero grande progetto di ACS, non un altro. Bene, noi siamo molto contenti, tra l'altro, che sei venuto a dirlo qui a Rete 8. Sì. Molto bene. Però, tornando proprio alle cose spicciole, quanto tempo ci vorrà per costruire tutto questo? Noi abbiamo finito i sondaggi. Quindi abbiamo come ordine di grandezza la presentazione del progetto all'amministrazione tra metà e fine maggio, e poi sarà compito dell'amministrazione valutare il progetto, se è interesse della proprietà del terreno o meno. Quindi noi riteniamo che per fine maggio il progetto sarà pronto e presentato. Volta approvato, parliamo di Sedima, poi per tirar se sarà su. Approvato, un altro elemento importante del progetto che prevederà una parte di ristrutturazione degli edifici che già insistono sull'area e una piccola porzione demolita e ricostruita. La parte ricostruita, che sarà la sala teatrale, utilizza delle tecnologie in carpenteria metallica che permettono un tempo molto veloce. Queste sono tipologie di spazi già costruiti, esperienze già fatte sia molto in Nord Europa, ma anche per esempio in Puglia, dove ci sono stati dei tempi di costruzione che
variano dai 3 ai 6 mesi. 3 mesi sono pochi per il nostro progetto, quindi ci orientiamo su una parte che può essere 5-6 mesi per la parte della sala teatrale. Quindi presuppone anche la possibilità di avercela una stagione teatrale, magari un po' spostata, un po' spostata con le tempistiche di quando si riaprì dopo il Covid, quindi forse dopo il periodo natalizio. Però diciamo ci per potrebbero il 2025 ci potrebbero essere i tempi dopo passato il vaglio dell'amministrazione, certo, che chiaramente deve decidere sul progetto. Va bene, caro presidente di Grazie, ACS bravo. Stefano Scipioni, per Grazie. Essere stato con noi, averci detto tante cose belle, tanti progetti, un'idea sicuramente condivisibile di quello che può essere, può diventare una comunità teatrale per un intero territorio, cioè abbracciare tutto e tutti e riuscire a unire pezzi del puzzle, tanto ce n'è tanto bisogno, direi. Sì, grazie a te per l'invito, per avermi dato la possibilità di dirlo. Grazie a Stefano Scipioni, ti aspettiamo quando vuoi, sempre qui su Rete 8, siamo proprio, le nostre porte sono spalancate per i nuovi aggiornamenti, quando vorrai darcene. E noi quindi diamo la linea alla regia.